Muore travolto da un'auto, tragedia sulla via italica Capezzano Pianore. Sul colpo è morto un trentenne camaiorese Robert Babi, al volante del veicolo un ventenne della zona. Inutili purtroppo i soccorsi. Aggredito e ricattato da un gruppo di ragazzi, vittima un ventenne di Pistoia in vacanza a Viareggio. Gli hanno rubato il cellulare chiedendo soldi per riaverlo, ma all'appuntamento arriva la polizia. Siluro in spiaggia, via allo smaltimento. Partite le delicate operazioni di rimozione del residuato bellico sull'arenile di Forte dei Marmi. La Capitaneria di Porto raccomanda prudenza in caso di ritrovamenti simili in mare. 10 anni di crescita per il Levigliani Wine Art. Chiusa la 10ª edizione con numeri record per il festival in Alta Versilia. Migliaia di visitatori per la prima volta spalmati su 4 serate. Ben ritrovati con l'informazione del TG Noi, le notizie dalla Versilia, dalla costa Apuana. Partiamo, avete sentito dalla cronaca, purtroppo un tragico incidente sulle strade di Camaiore a Capezzano, in particolare è costato la vita ad un 31enne residente proprio nella zona del Camaiorese. Sentiamo come sono andate le cose in questo servizio. Incidente mortale alle 4 di lunedì notte sulla via italica Capezzano Pianore. Un trentenne di nazionalità rumena, ma residente a Camaiore, Robert Babi, è stato investito da una Fiat Panda condotta da un ventenne, anche lui residente a Camaiore. Lo scontro è avvenuto sulla corsia in direzione Mare Monti, all'altezza di via De Lorenzi. La vittima è stata investita e l'urto l'ha fatta sbalzare contro il muro di un'abitazione. Il conducente del veicolo, sotto shock, si è immediatamente fermato ed ha chiamato lui stesso il 118 per far intervenire i soccorsi. I sanitari però, giunti in via italica, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del trentenne. Per eseguire i rilievi è intervenuta una pattuglia del radiomobile di Viareggio con i militari che sono stati impegnati tutta la mattina per cercare di dare un'identità alla vittima, dato che l'uomo non aveva con sé i documenti. È stata la madre a denunciare la scomparsa del figlio una volta accortasi che non era rientrato. Da lì il drammatico riconoscimento. Adesso la salma dell'uomo è stata trasportata presso l'obitorio dell'ospedale di Lucca a disposizione dell'autorità giudiziaria. E purtroppo a distanza di giorni ha avuto un esito tragico anche un altro incidente avvenuto poche sere fa ai Ronchi. Siamo nella zona di Marina di Massa perché nelle ore scorse è morto, per l'esattezza nelle prime ore della mattina, il 24enne rimasto vittima di un incidente in via Verdi ai Ronchi la notte tra giovedì e venerdì. Si tratta di un 24enne di origine pakistana, Abdullah Rana, travolto a bordo di un monopattino elettrico da un'autovettura. Era stato trasportato a Cisanello con l'eli soccorso Pegasus e appunto dopo 3 giorni di agonia purtroppo è deceduto. Era arrivato in Italia 3 anni fa ed era ospite di un centro di accoglienza di massa gestito dall'associazione OAF. Il conducente dell'autovettura è stato indagato per omicidio stradale. Ancora la cronaca, un giovane pistoiese aggredito e ricattato da 2 ventenni, uno di questo viareggino, ed è successo proprio in Darsena, è stato ricattato una volta derubato del proprio cellulare. Sentiamo com'è andata. Stava girando tranquillo sulla sua bicicletta quando è stato circondato e minacciato con un tirapugni. Spaventato, temendo per la propria incolumità, ha consegnato il cellulare. Ma la brutta avventura di un ventenne pistoiese in vacanza a Viareggio, iniziata in via Salvatori nella notte tra sabato e domenica, non è finita qui. Domenica mattina la madre del giovane ha ricevuto una chiamata dal cellulare del figlio, nella quale le veniva proposto di recuperare il telefono dietro il pagamento di 1.200 euro. La donna ha finto di stare al gioco e si è accordata per uno scambio a 500 euro da effettuare in un bar della passeggiata. Il pomeriggio però, all'appuntamento, i 2 ricattatori, 2 ventenni, si sono trovati davanti la polizia. Per loro, un viareggino e un italo filippino, sono stati disposti gli arresti domiciliari. Dovranno rispondere di rapina aggravata e tentata estorsione. Torniamo adesso sul ritrovamento di un siluro residuato bellico sulla spiaggia di Forte dei Marmi. È arrivato il via libera per il suo smaltimento, operazioni che possono iniziare, naturalmente molto delicate. Siamo andati a vedere. Si è dovuto attendere il nulla osta del nucleo SDAI degli artificieri di La Spezia per poter procedere alla rimozione del residuato bellico portato in secca sulla spiaggia libera di Forte dei Marmi la sera di sabato scorso.
Un avvenimento che ha creato non poco caos durante la prima domenica di agosto, dato che gli artificieri, per poter effettuare un'ispezione accurata del grosso cilindro di metallo, risultato poi essere parte del sistema di propulsione di un siluro marino, hanno dovuto evacuare un'area di 200 metri di raggio con i tantissimi turisti presenti in spiaggia che hanno dovuto sgomberare per più di un'ora le proprie postazioni. Una volta appurato che il residuato non aveva potenzialità esplosive, lo smaltimento è stato affidato ad Ersu, che nella mattinata ha effettuato i rilievi di radioattività obbligatori in questi casi per poter trasportare il metallo nelle stazioni di smaltimento. Il tecnico incaricato dopo l'ispezione ha confermato l'inerzia del residuato, dando quindi via libera al suo smaltimento. Smaltimento quanto mai impegnativo, perché, oltre a trattarsi di un rifiuto speciale, non è da escludere che al suo interno siano sempre presenti tracce di sostanze propellenti, sebbene ormai esauste, visti gli anni di stazionamento in mare. Ma come bisogna comportarsi nel caso pescatori, natanti o bagnanti trovino oggetti simili in mare? Sentiamo le raccomandazioni da parte della comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio, Silvia Brini. Sono stati dei ragazzi in acqua scooter a scorgere il siluro mentre galleggiava al largo del club velico del Forte sabato sera. Pensando ad un normale tubo, hanno agganciato il cilindro e lo hanno portato in secca. Una procedura estremamente rischiosa, commenta la comandante della Capitaneria di Viareggio, Silvia Brini, che mette in guardia i diportisti su ritrovamenti del genere. Beh, tutti i diportisti sono chiamati ad attenzionare gli oggetti, diciamo così, di dubbia provenienza o comunque insoliti da trovare sulla spiaggia o lungo il litorale, diciamo, di Viareggio in questo caso, perché ogni reperto, ogni oggetto potrebbe in realtà non essere quello che appare. A volte capita anche con i pescatori che magari trovano nelle proprie reti delle piccole anfore che si pensano tali, in realtà sono vecchi ordigni, oppure altri elementi come questo che sono di forma cilindrica, possono sembrare anche nel galleggiamento oggetti innocui, in realtà si è visto essere stati elementi, diciamo, di provenienza bellica. Quindi in questi casi qual è la pratica da adottare? La pratica ovviamente è quella di essere sempre super attenti e riferire alla Capitaneria di Porto competente quello che è il ritrovamento affinché si possa intervenire, fotografare e capire di cosa si tratta per scongiurare ogni pericolo per i bagnanti e per i frequentatori delle spiagge. Voltiamo pagina, andiamo a Massarosa con la festa della misericordia per nuovi mezzi a Stiava. Una domenica memorabile per il volontariato della Versilia. La Misericordia di Stiava, nel comune di Massarosa, ha celebrato con entusiasmo l'inaugurazione di due nuove ambulanze, la prima destinata al servizio pediatrico e la seconda al trasporto sociale. La cerimonia ha visto una straordinaria partecipazione con la presenza di volontari e dirigenti. Un'ambulanza pediatrica, che è la prima volta nella nostra storia, che potrà portare una culla neonatale perché c'è un supporto apposta per fare questo servizio. E poi un pulmino per il servizio alla comunità, come i servizi che facciamo già da diverso tempo, sia il sociale che il sociosanitario. La comunità di Stiava ha voluto dimostrare il proprio sostegno e gratitudine per il prezioso lavoro svolto dai volontari della Misericordia. I due nuovi mezzi rappresentano un importante potenziamento dei servizi di emergenza della zona, permettendo interventi ancora più tempestivi ed efficaci. Questo vuol dire fare comunità e essere comunità, un valore aggiunto del nostro territorio. L'amministrazione comunale, senza l'associazione di volontariato, non potrebbe fare tutto quello che fa e tutto quello che farà nel futuro. Quindi un grazie ad ogni volontario, ad ogni persona che si mette a disposizione degli altri per qualsiasi cosa e per aiutare le persone più bisognose. E veniamo ancora agli eventi del fine settimana. In Alta Versilia un grandissimo successo per le Vegliani Wine Art, migliaia per addirittura 4 serate quest'anno hanno preso parte alla rassegna. Dai 1500 bicchieri della prima edizione nel 2013, che già non bastarono, ai 15.000 di quest'anno. Le Vegliani Wine Art è cresciuta di 10 volte in 10 anni. L'edizione che si è chiusa domenica notte, per la prima volta estesa su 4 serate, va agli archivi con un'affluenza record di pubblico e un livello di offerta e di spettacolo in continua crescita.
Oltre 100 etichette di vini, 12 punti gastronomici, 100 artisti di strada e oltre 12 spazi per le esibizioni. Ma non sono solo i numeri a confermare il successo del decimo Wine Art, un festival nato per gioco da un gruppo di ragazzi di questo piccolo borgo versiliese sulle Apuane che riesce ad attirare oggi i migliori espositori vitivinicoli e gli artisti emergenti. Adesso il festival è conosciuto, e sono gli artisti stessi che si propongono. Per questa decima edizione, spalmata su 4 giorni, abbiamo però voluto riprendere i vecchi amici anche, quindi cose nuove e rispolverare invece chi ha creduto insieme a noi fin dall'inizio. Musica per tutti i gusti, attrazioni per grandi e piccoli, degustazioni di qualità, guidate e non. Tutto ciò ha portato l'evento a crescere, portando flotte di visitatori dalla costa e da fuori regione. Posso dire che la novità più clamorosa ovviamente di questa decima edizione è il quarto giorno, quindi abbiamo aggiunto giovedì, che per noi insomma non è banale, perché vuol dire mettere in moto una macchina che coinvolge 70-80 persone ogni sera in turnazione. Noi insieme riusciamo a fare cose anche impensabili e quindi questo è il segreto delle Vigliane. Dei ragazzi che lanciano un'idea e la comunità si stringe attorno ai ragazzi per far realizzare questo sogno, che l'abbiamo realizzato. Ci spostiamo adesso in Lunigiana, Fivizzano proclamati vincitori del quarto simposio lunense. Vediamo. Sono Oksana Pagnoschina con il mosaico La Luna Specchiata e Matteo Faben con la scultura Keep the Faith, i vincitori della quarta edizione del simposio lunense che si è appena concluso a Fivizzano. Al suo interno ho scolpito due palmi che, quando è richiuso, formano le mani giunte. E la mia idea è di consacrare e di conservare la fede al suo interno. La mia opera presente un'interpretazione della stema di Fivizzano, che l'orso incantato della luna. Il concorso internazionale di arte contemporanea dedicato agli scultori Pietro Cascello e Umberto Bassignani ha inoltre visto l'attribuzione di 2 premi speciali a Corina Ginjul e Gao Xingyuan. Le opere create dagli artisti resteranno a Fivizzano per impreziosire il borgo e i suoi edifici più iconici e creare un vero e proprio percorso d'arte. Perché l'idea è quella di fare poi un museo a cielo aperto dove l'arte parlerà a tutta la nostra comunità, è anche quello di vedere tante persone provenienti da tutto il mondo che scambiano idee, sentimenti, emozioni. A Torre del Lago, in pedana, in una sfilata Villa Orlando, la moda e l'artigianato da tutta la Toscana. La moda made in Tuscany è stata protagonista sabato pomeriggio in Versilia. Lo splendido scenario di Villa Orlando a Torre del Lago ha accolto Vestire l'Estate, una suggestiva passerella che ha visto sfilare laboratori artigiani di alta sartoria e case di moda provenienti da diverse province della Toscana. L'evento, promosso dall'Associazione Culturale Ville Borbone e Ville Storiche della Versilia e dalla CNA Federmoda di Lucca, è stato preceduto dalla mostra davanti alle suggestive scuderie della villa, un'esposizione di abiti, accessori e gioielli. Abbiamo proprio vari settori, vari mestieri, li seguiamo e quindi aiutiamo anche le aziende a farsi vedere, è anche questo il compito importante di Federmoda e di CNA. Una vetrina per stilisti, sarti, artigiani del territorio, della moda come della tradizione orafa. Queste sono delle occasioni molto importanti dove poter riunire le conoscenze, le abilità artigiane della Toscana e direi che ci vorrebbe anzi una partecipazione anche più ampia, potrebbe essere davvero un format da ripetere e secondo me con successo anche il prossimo anno. Un'occasione che è stata pensata anche per far conoscere ai residenti le ville del territorio. Il far conoscere il proprio territorio, farlo amare, perché mi rendo conto che già per trovare questa villa nessuno sapeva dove si trovasse. E a Torre del Lago c'è anche questo, sfruttiamo i luoghi storici per far conoscere i personaggi, anche attraverso i personaggi. È tutto, mi fermo per questa edizione del Telegiornale, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento con la programmazione di Noi TV.